molto diversa, la democrazia potesse prendere piede, che di muli non si parlasse più. E invece, pensate, nell'86, quando è caduto il muro di Berlino, 11 paesi confinavano con muli, 11. Nel 2016 i paesi sono diventati 70 a confinare con muli, eh? Quindi vi rendete conto? E il mio pensiero, quando ho cominciato a pensare a questo libro, il primo, come dire, il concetto è stato il concetto di muro, il muro che accompagna la nostra quotidianità, il muro fisico, ma anche il muro mentale, gli steccati mentali che qualcuno vuole costruire intorno a noi o che comunque fanno parte della nostra quotidianità, purtroppo. Ma quel muro è peggio mille volte rispetto al muro di Berlino. Quel muro è lungo 750 km, costa 2 milioni di dollari a chilometro, è alto 9 metri. Cioè, non c'è confronto con il muro di Berlino, assolutamente non c'è confronto. Per cui io pensavo al muro, al concetto di mura, e volevo un'immagine del genere, perché quel muro mi è arrivata a casa recentemente, mi arriva la newsletter dalla Treccani, non Topolino, la Treccani. La newsletter della Treccani che analizza tutto quello che succede nel mondo, arriva periodicamente la newsletter della Treccani. Ha parlato dei muri in occasione del trentennale della caduta del muro di Berlino. Di questo muro non ha detto una riga.